Cambio di programma, non posso fare il videociccio, quindi ci sono io a fare questo Roma, Fiorentina. Amici appassionati di grande calcio, buonasera e benvenuti su Molerino Sporciano e ragazzi. Prima giornata di campionato, questo, se non erro, il quarto post partita, quindi un impegno costante e importante per questo inizio di campionato. Campionato il primo della storia targato in esclusiva in pratica DAZN. Allora, iniziò dai problemi di DAZN, non ne ho praticamente avuti. Quindi ottimo così per una partita comunque di cartello fra due tifoserie importanti, quali quelle di Roma e della Fiorentina. Inizio subito dalla Roma, non mi aspettavo assolutissimamente una Roma così convincente. Roma che vince 3-1 contro la Fiorentina con la doppietta da parte di Veretout e il gol di Mkhitaryan ad aprire le danze. Poi c'è stato 1-1 momentaneo da parte di Milenkovic. Partita che è stata abbastanza decisa da due decisioni arbitrali, da due appunto espulsioni, la prima quella di Dronkowski e la seconda quella di Zaniolo. Iniziamo a parlare dell'espulsione di Dronkowski, che è quella che cambia la partita, perché Tammy Abraham viene imbeccato da un suo compagno, lo stende Dronkowski arriva all'area di rigore, c'è da dire che Dronkowski, che il pallone di Abraham sta andando verso l'esterno. Io, riguardando le regole sul cartellino rosso, vi dico la verità. Secondo me, avesse dato giallo. Ora, sto dicendo una cosa, potrebbe essere benissimo una cavolata. Qua tutti gli alberi qui sotto nei commenti a censurarmi. Secondo me, era d'arancione tendente a rosso, ma se avesse dato il giallo, il VAR forse non poteva intervenire. Secondo me, l'intervento è sicuramente da cartellino rosso, cioè da punire di Dronkowski, però visto che il pallone andava verso l'esterno, forse l'intervento di Dronkowski poteva non essere punito con la massima punizione per quanto riguarda i cartellini, naturalmente. Questo chiaramente porta la Fiorentina a doversi disegnare Kayekona entra Terracciano. Dopo un paio di minuti, Mkhitaryan viene imbeccato sul filo del fuorigioco da Abraham e solo davanti a Terracciano e non può sbagliare il capitano della nazionale armena. Abraham l'ho visto molto molto vivo, una cosa molto bella è stata la standing ovation da parte della curva romanista, sappiamo essere la Roma, una delle tifoserie più calde d'Italia, una delle piazze più difficili comunque per un giocatore appena arrivato per ambientarsi, invece Abraham sembrava essere un romanista. Da 15 anni sembrava essere un veterano, ha avuto una grinta clamorosa. A me questa cosa piace tantissimo. Vuole farsi ben volere dalla gente e in una partita dove appunto ha procurato un'espulsione e ha messo dentro due assist, davvero esordio spettacolare da parte dell'ex giocatore del Chelsea. Successivamente c'è da dire che la squadra italiana, nonostante l'inferiorità numerica, si butta in attacco, tant'è che raggiunge il gol in situazione di palla inattiva nel secondo tempo, al 60esimo, con Pulgar che mette un pallone in mezzo davvero molto, molto, ma molto insidioso. Stop di Milenkovic, facile facile, e la mette dentro. E qua si vedono un po' ancora i limiti difensivi di questa Roma di Mourinho, che prima o poi Mourinho dovrà provare chiaramente a sanare. Perché tu non mi puoi far stoppare il pallone così facilmente da un difensore centrale nella tua area di rigore. Quindi, secondo me, qualche colpa della difesa ce l'ha. Ovviamente, Pulgar ha un piede delicatissimo. Dopodiché, però, arriva il gol di Jordan Veretout, che viene servito appunto da Abraham, che ancora una volta si muove sul filo del fuorigioco, davvero mi ricorda nei movimenti un po' Pippo Inzaghi, certo, giocatori completamente differenti, Abraham ha le leve un po' più lunghe, però comunque un giocatore che gioca così sul filo del fuorigioco e che non si fa fregare, non me lo ricordavo, sapete, potrebbe essere un crack per questa Serie A. Poi arriva anche il 3-1 in contropiede di Veretout, imbeccato da un ottimo Shomurodov che gli fa veramente un passo filtrante della Madonna. E occhio perché quest'anno, se tutto va come dovrebbe, c'è la Roma che ha sì, come tutte, la competizione europea, ma una competizione europea che in teoria non dovrebbe togliere troppe energie alla Roma, si tratta della Conference League. Per quanto riguarda italiano, questa è una partita un po' dove viene rimandato, perché chiaramente è una partita anomala con un'espulsione, eccetera. Se
Sul risultato di 1-0 per la Roma arriva una brutta tegola, arriva l'espulsione per doppia ammonizione da parte di Zaniolo. Espulsione giustissima, due falli tattici da parte di Zaniolo che sono appunto stati premiati dall'arbitro con un giallo. Quindi secondo me, per quanto riguarda Pairetto, conduzione della partita buona. Nell'altra partita è successo di tutto, espulsioni, eccetera. Anche in questo caso 2-0 del Napoli sul Venezia. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!